perché sennò dice vabbè, sarei un pazzo per mettere in campo una squadra che ha avuto questi segnali sotto questo punto di vista. Però i segnali, un po' di esperienza ce l'ho, gli segnali una squadra li deve dare in allenamento prima di tutto, ma li deve dare in partita, cioè lì la fotografia. Però penso, e lo ribadisco, che sicuramente non saremo dei fenomeni, ma non siamo neanche quelli che abbiamo giocato contro il Genoa, anche perché penso che le altre partite l'avevamo dimostrato, pur con i nostri limiti. No, ma io penso che un allenatore sia a disposizione dei giocatori. Io nelle idee, se andate a risentire le mie interviste, ho detto che quest'anno ripartiamo dall'anno scorso, ci sarà la possibilità anche di cambiare qualcosina. Sono sempre di quell'idea, fermo restando che cambiare dopo una partita del genere completamente significa in un certo qual senso trovare dei capi espiatori, cioè fare dei capi espiatori a me onestamente non mi sta bene sotto questo punto di vista, quindi cambieremo sicuramente, ma a tempo debito, cose del genere. Il Presidente l'ho sentito al telefono, l'ho sentito subito dopo la partita, ci ho parlato subito dopo la partita del derby, a lui e alla società, ho espresso le mie idee, i miei pensieri, quello che poi ho detto anche a voi, e quindi non c'è, sotto questo punto di vista non c'è nessun problema. Per di più, il Presidente è la massima, è il massimo esponente della società, io sono un dipendente, non mi dimentico mai qual è il mio ruolo e devo cercare di fare il bene della squadra che mi ha messo a disposizione. Poi lui giustamente fa quello che dice, cioè deve quello che dice, si assume la responsabilità come mi assumo io sotto questo punto di vista, però penso che non ci siano problemi col Presidente. Ma questo penso che l'abbiamo detto anche all'inizio del campionato, ci sono delle squadre che per investimenti, per blasone, per giocatori sono fuori dalla nostra portata, con le altre ce la giocheremo e l'avremo la meglio nel momento stesso che avrà l'ambiente più sereno, dovremo essere più bravi, questo l'ho sempre detto, quindi anche se ha detto queste cose non penso che ha detto niente di... non ho letto l'intervista, ma se ha detto queste, cioè io penso che nessuna squadra possa partire abbia già vinto il campionato o è già retrocessa, ma tutti penso che però nell'ambito delle proprie caratteristiche devono raggiungere l'obiettivo, il nostro obiettivo è questo, certo, di questo siamo consapevoli e penso che ci abbiamo le capacità per farlo, di questo sono intimamente convinto. Ecco, io non vorrei neanche che ci fossimo focalizzati sul discorso del singolo, secondo me nel momento stesso che tu una partita su 13 giocatori hai perso 12 duelli è difficile che tu possa vincere una partita, quindi trovare un capo espiatorio, uno solo, secondo me non è giusto, abbiamo fallito in toto perché è una partita anche difficile decifrazione nel senso che non è andato bene niente, tranne i primi 5 minuti forse, cioè dove poi abbiamo perso meritatamente non giocando da Sampdoria, ma come atteggiamento, come comportamento al di là degli errori. Quindi in questo momento c'è la ricerca di un capo espiatorio. Per di più il derby, io lo so, è una partita che ti dà tanto ma ti toglie anche tanto. Se la vinci vivi d'entusiasmo, se la perdi sembra quasi che ti è crollato il mondo addosso, poi perderla in quella maniera è ancora peggiore, però di lì a fare le vittime, dire tutto sbagliato, tutto da rifare, buttare via l'acqua col bambino, io non ci sto, anche perché sono abituato a lavorare, però le parole, l'ho detto prima, uno deve essere giudicato da quello che fa, non da quello che dice. Ma io nel momento stesso che firmo per una società sono il capo espiatorio, quindi cioè non c'è niente di nuovo sotto questo punto di vista. So benissimo che il mio ruolo ti porta degli oneri e degli onori, e se le cose non vanno male è normale che sono più gli oneri sotto questo punto di vista. Ma noi lo sappiamo che siamo iscritti a questo campionato, in campionato ci sono quelle squadre, è chiaro che magari sarebbe stato meglio un atteggiamento un po' più soft, però non è stato possibile, significa che faremo di necessità virtù, noi ci siamo iscritti in questo campionato, ci sono quelle squadre, quindi non vedo perché deve attenuare la vittoria, è chiaro che giochi con squadre forti, ma lo sapevamo anche prima, cioè, quindi non è cambiato niente, ma anche se avessimo vinto non sarebbe cambiato nulla sotto questo punto di vista.
Ma io di solito vorrei anche confermare alla stessa squadra, perché secondo me di fronte a una prestazione del genere penso che uno anche giusto che debba avere la possibilità di riscattarsi. Poi è chiaro che devi fare magari qualche cambio fisiologico, vedi l'infortunio di Eder, cose del genere. Quindi, i dubbi poi ci sono sempre. Ma io che cosa gli devo dire ai tifosi? Che cioè, hanno visto una prestazione del genere, ci hanno sostenuto fino alla fine con la morte nel cuore. Io cosa posso dirgli alla gente? Cioè, posso solo impegnarmi a far sì che le cose non succedano più, queste cose. Ma io non c'ho niente da dire a nessuno sotto questo punto di vista. Io lo ripeto, io posso fare la letterina di Natale, qui saremo buoni, saremo bravi, ma e poi noi siamo giudicati da quello che dobbiamo fare, non da quello che diciamo o dalle buone intenzioni. Quindi io i tifosi non c'ho assolutamente a dire niente, fermo restando che i tifosi mi sembrano anche che siano consapevoli che nel momento stesso che tu tifi per una squadra come la Sampdoria ci sia anche da soffrire, questo sì, se poi pensi che non vuoi soffrire non, forse non siamo la squadra adatta, ecco questo, ma questo penso che lo sappia la gente. Domani è una partita che non c'entra niente, le porte vuote e le porte aperte, cioè. Domani è la partita tra Cagliari e la Sampdoria. Non c'entra niente, tutto sto discorso. Sono tutte attenuanti, cioè chiacchiere. Io penso che per dare un giudizio a una squadra penso che ci vorranno una decina di partite, ma se dovessi dare un giudizio solo su tre partite mi sembra un lasso di tempo molto poco. Certi giocatori sono arrivati da tre giorni, qualcuno non parla ancora bene l'italiano, cioè, mi sembra un po' esagerato, anche perché anche Gesù ci ha messo 7 giorni a fare il mondo, non è che l'ha fatto tutto in un giorno. Però rimangono chiacchiere dopo una partita di come è sempre legato a questo discorso, cioè è la partita che abbiamo fatto, quindi rimangono solo chiacchiere. E noi siamo nella situazione che dobbiamo risollevarci presto e bene. Io ho in rosa, compreso Maresca, ho 31 giocatori. E se non cambiano le regole, si gioca, se non è rugby che si può giocare in 15, massimo possono giocare in 10, 11 col portiere, quindi significa che 31 giocatori, significa che 20 devono stare fuori, però posso scegliere tra questi altri 20, quindi anche domani non saranno convocati 6 giocatori, ma non significa che quelli sono fuori rosa, okay. Significa che per questa partita molto probabilmente preferisco altri tipi di giocatori, quindi anche con Maresca non c'è un problema, se ritengo che sia idoneo per giocare giocherà, se no starà fuori.